E questa è la situazione attuale per quanto riguarda internet a casa mia. Già. Tutto questo è abbastanza ironico perché un po' di tempo fa ho fatto vedere tutta l'odissea che è stata necessaria per portare la fibra ottica, la 1000 mega, fino in camera mia. E adesso sto a fare tutto questo casino per avere una 100 mega. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi racconterò altre disavventure di Fanapton. Ovviamente, in cosa potevano esserci problemi in un trasloco? Nel trasporto? No, nessun problema. Nel riscaldamento? No, nessun problema. Ci sono mille, mille riscaldamenti diversi in sta casa. Nell'acqua? Non c'è problema. No, nella connessione ad internet. Sempre, sempre lì ci sono i problemi. Partiamo da un presupposto. Entrare in casa mia è come entrare in un bunker, o perlomeno con la TIM. Infatti la TIM non prende nulla, nulla, neanche il segnale telefonico. Cioè, non è che dici, vabbè, non prende internet, no, niente. Quindi cosa devo fare? Devo cambiare SIM e mettere la SIM della Wind ogni volta che entro qua. E non è che la Wind prenda tanto meglio, prendo una tacca e prendi in 3G, in Edge a volte, la 4G, figurati, te lo sogni proprio. Quindi potete ben capire che in questi giorni la situazione non è proprio comoda. Non tanto per il fatto che non riesco a vivere senza internet, perché sto riuscendo a fare tutto senza problemi, ma per il fatto che mi serve per lavorare. Nei primi giorni ho detto, vabbè, facciamo l'hotspot con l'altro telefono, tanto è impermeabile, anche se piove chi se ne frega, lo lascio qui davanti all'entrata, mi connetto, che problema c'è? Il problema è che si disconnette. Non so l'Apple come abbia fatto gli hotspot, ma li ha fatti abbastanza col culo perché si disconnette ogni volta. Quindi niente, mi tocca cambiare SIM ogni volta. Va bene, allora a quel punto ho detto, muoviamoci per attivare la connessione. E qui arriva il bello. Fibra ottica FTTC 20 mega e 1 mega di upload. Ok che la fibra arriva fino alla cabina, ma a quel punto ho pensato, dove cazzo sta la cabina in Culonia per farmi arrivare 20 mega? E già lì mi ero demoralizzato. Però ho detto, vabbè, proviamo ad andare dalla TIM, magari c'è un errore. Oddio, sto per dire che ho fatto bene, ma in realtà non ho fatto tanto bene. Però in parte forse sì, dai, adesso capirete. Decido quindi di andare dalla TIM a Euroma e ciò che scopro è alquanto agghiacciante, o perlomeno lo era in quel momento. Ossia, il fatto che qui dovrei avere 5 mega. Cioè lui ha preso il tablet, ha guardato e inserito l'indirizzo e ha detto, la tua cabina sta 1,5 km, quindi tu puoi prendere un cazzo niente, 5. Me l'ha detto proprio il testuale, però non ha detto un cazzo niente, ma ha detto niente, 5 mega. E io lì ho detto no, 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 non esiste che io stia con 5 mega, devo architettare qualcosa. A quel punto, vedendomi abbastanza disperato, mi ha proposto una soluzione, che in realtà non è tanto una soluzione, se vogliamo, ossia l'internet FWA. Questa tecnologia permette di far arrivare il segnale in fibra ottica fino alla cabina, per poi arrivare via radio fino a casa mia, con un dispositivo che mi deve arrivare a casa, insomma, a gratuito. Costa 20 euro al mese sta cosa, però il lato rovescio della medaglia è che c'hai solo 200 giga, e 200 giga a me servono ben poco. La velocità è anche decente, 30 mega, 3 di upload. Io l'ho avuta questa connessione per tanto tempo in realtà, ed è decente. A Mestre, appena messa la fibra FTTC, era l'unica cosa che c'era, e 30 mega erano accettabili perlomeno per caricare i video e anche per fare live, non a 1080p ma a 720p. E allora ho detto, vabbè, attiviamo sta offerta. Quanto ci vorrà per attivarla? 15 giorni! Come 15 giorni? A quel punto ho detto, vabbè, aspettiamo, rassegniamoci e aspettiamo. Chiediamo scusa al pubblico, rimandiamo ancora il ritorno sul canale e aspettiamo. E invece poi è successo qualcosa di bello, fortunatamente. Ho chiesto ai miei vicini che velocità avessero riguardo alla connessione ad internet e quello credo sia stato uno dei momenti più sollevanti della mia vita, perché mi hanno detto 100 mega. Io ho detto, oh, se loro hanno la 100 mega, potrò averla anche io, perché no? A quel punto però ho pensato, perché né nel negozio fisico né sul sito internet compare questa cosa? Perché non compare la possibilità di avere la 100 mega? E beh, a quel punto si è scoperto che neanche la TIM sa che c'è una cabina vicino a casa mia. Già, non sarà colpa della team, io non voglio di niente, però cavoli,
voi non sapete che avete una vostra cabina, perché le cablature sono vostre, vicino a casa mia, e mi volete attaccare alla cabina precedente, quella a 1,5 km? Grazie all'aiuto dei miei vicini, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato una signorina della team, tra l'altro sul numero privato, perché a quanto pare sono amici, quindi grazie mille. E abbiamo scoperto che effettivamente era possibile allacciare una nuova linea utilizzando gli stessi cavi che hanno utilizzato loro sul loro numero, fornendo semplicemente il loro numero di casa. E a quel punto ho detto: oh, grazie, grazie, grazie. Per fortuna è una cosa semplice. Beh, oddio, semplice con i mezzi che ho e con le conoscenze che ho avuto, perché se no, senza questo colpo di culo, la fibra l'avrei vista col binocolo, perché sì, quella è fibra, ma la velocità è di una DSL. Andando a fare lo speed test davanti a casa loro, infatti risulta che la connessione sia buona. Non prendo 100 mega perché sono connesso in wifi, però comunque la velocità è buona. Bene, dopo tutto questo, dopo essermi fatto mandare il contratto, dopo aver fatto la richiesta, dopo aver ricevuto addirittura l'SMS di attivazione del nuovo numero, in realtà molto velocemente, già la mattina dopo io avevo ricevuto l'SMS, ho aspettato e ho detto: vabbè, se l'attivazione dell'altra offerta richiedeva 15 giorni, questa richiederà 15 giorni, no? 2 giorni dopo già mi arriva l'SMS per prenotare l'appuntamento con il tecnico. Quindi, per ricevere sto dispositivo internet, che comunque mi limita molto la velocità e mi limita anche la quantità di dati che posso scaricare all'interno del mese, ci vuole di più rispetto che attivare una linea in fibra ottica per avere una velocità di 100 mega. C'è da dire però che in una zona come quella dove sono io, una 100 mega è già tanto. Cioè, io sto nel mezzo del nulla e mi arriva la 100 mega. Meglio di così. Questa ve la devo raccontare. Sono andato stamattina sul sito internet di Tim per prendere l'appuntamento con il tecnico e c'era scritto che come data disponibile ci sarebbe stato anche domani. E io gli dico: wow, domani, perfetto, faccio arrivare il tecnico subito. Poi ho pensato: cazzo, domani c'ho delle cose da fare. Ah, vabbè, vediamo se riesco a riorganizzarmi. Chiudo la pagina, la riapro un attimo dopo essermi organizzato e scopro che la data di domani non è disponibile. Ma aspettate, c'erano anche altre date, ossia lunedì prossimo e martedì prossimo. Scopro che anche quelle non sono disponibili. Quindi tu vuoi dirmi che tre persone in pochi minuti mi hanno occupato tutte le fasce orarie di tutte le date che c'erano? Ma stai scherzando? E quindi aspettiamo mercoledì prossimo. Già, il 5. Il 5. Ah, questi sono gli haters. O perlomeno questa è la fine che si meriterebbero. Ah. Allora, domani mattina deve venire il tecnico, io spero che vada tutto bene. Adesso bisogna fare però una manovra molto importante, perché il cavo arriva lì, il cavo della linea, quindi il modem andrebbe messo lì. Cosa che io non voglio fare perché voglio arrivare col cavo fino in camera mia. Bisogna fare un buco proprio lì. E quindi c'è attacco il modem lì, qui c'è la postazione, periodo. Ecco, già stanno iniziando a operare per fare il buco. Vediamo dove è andato a finire da dentro. Eccolo! Oh, perfetto, chirurgico. Buongiorno, cambio di programma, non facciamo passare il cavo dall'esterno, ma lo facciamo passare dall'interno fino in camera mia. Il problema più grosso però adesso resta il riuscire a far arrivare il modem in camera mia. Perché far arrivare il modem in camera mia? Beh, intanto, introduzione.
i modem di solito si mettono all'entrata perché i cavi arrivano all'entrata, come era per casa mia, il cavo in fibra ottica arrivava fino all'entrata, ma io ovviamente, bastian contrario, avendo delle necessità, ho dovuto far arrivare il cavo in fibra ottica fino in camera mia. Col cavo in rame è molto più semplice perché si può piegare di più, però bisogna comunque bucare il muro, bisogna riuscire a fare in qualche altro modo. Bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, non sarà chissà quale velocità. E adesso arriveranno quelli che diranno: ma hai fatto tutto questo casino per una semplice 100 mega? Ragazzi, qui c'è ancora roba da sistemare. Se volete vedere il tutto finito, vi metto poi le foto su Instagram. Quindi venitemi a seguire su Instagram. Io vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima!